Ormai la vittoria reale è fin troppo scontata, perciò nel video di oggi proveremo a vincere utilizzando solo un pollo, se avete capito bene, solo un pollo, con quella faccia lì. Avremo un massimo di 3 tentativi e in caso di sconfitta la punizione sarà quella di eliminare il gioco, un po' troppo drastica, ma speriamo di vincere. E nel dubbio iscrivetevi se siete nuovi, adesso iniziamo. Allora, secondo i miei calcoli totalmente casuali, credo che troveremo qualche pollo in questa zona. Vi ricordo, ve l'avrò detto magari nella intro, il piano è trovare il pollo, scappare come non siamo mai scappati nella vita e sopravvivere fino alla fine. Abbiamo 3 tentativi, speriamo di farcela, ma la vedo dura. Mi ricordo c'era Tiffy che spottava i lama dal pullman, io spotto i polli, vabbè, ma questa comunque è un'altra storia. Bruh. Eccolo! Oh! Sata! Preso Stuck! Troppo facile! Allora, ma dopo... Mi hanno già sfiorato con un arco, no, alla fine. Ti prego, pollo, scappa. Guarda, doppio pollo! No, c'è un tizio. Ma cosa ci fa la gente in mezzo al nulla? Cioè, il senso? Andate nelle città grandi. Comunque qua è pieno di polli, raga. Cioè, nel senso, se voi volete fare sta challenge, sta zona è perfetta. E siamo pure in safe! Yes! Sì! Allora, c'è lì un tizio e ne ho dietro un altro, quindi secondo i miei calcoli, se anche fatta notte, siamo fottuti. Perfetto, quindi calcoli ovviamente studia, anni e anni di studio per questi calcoli. Madò, il pollo che casino che fa però, nelle mie orecchie, cioè se ti abbasso. Madò, guarda il pollo come se la trappa nell'acqua, idolo. Oh, un lama! Ma cosa? Pollo più lama, madò che coppia incredibile. Quindi abbiamo anche i materiali. Oh, raga, sta partita, ve la butto lì, non poteva partire meglio. Oh, cacchio, raga, non voglio perderlo il pollo, vediamo se posso... No, non ci credo, non ci voglio credere. Non ci voglio credere mai nella vita. Dai, ma quello lì mi ruba il lama. No, ma dai, ma che sfiga, raga, ma cosa ci fa il tizio lì? Sono amichevole, non spararmi. Ti prego, non spararmi. Ma c'hai la mamma, putta. Sì, ma questo è scarso forte, comunque. Madò, quasi quasi mi voglio prendere un'arma e laserarlo. Scapperò fino alla fine. No, c'ho 4 di vita alla fine, mi sa che la fine è arrivata. La fine è arrivata. Pollo, scappa. Secondo tentativo. Sta partita, ve la butto lì, non poteva partire meglio. Ok, ammetto che la prima partita è andata bene, troppo bene, ma siamo morti male. Quindi sta seconda partita, dato che non vorrei sinceramente cancellare il gioco a fine video, e lì c'è un tizio molto agguerrito, sarebbe bello se arrivassi tra i primi 10, cioè non chiedo tanto, i primi 10. E basta. Ma dai, ma lì c'è un tizio che uccide gli animali. Mi dissocio totalmente dall'uccisione degli animali. Non che prima abbiamo ucciso un pollo. Ma vabbè, comunque è un'altra storia. Allora, prima ne abbiamo trovati 77 di polli. Ce ne sarà uno ad uno. Cioè, nel senso. Cioè, quelli là erano i boss finali degli idioti. Nel senso, lo scontro più stupido della storia. Va bene. Probabilmente se avessi lanciato dietro il pollo l'avrei uccisi. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Cioè, c'è stato un genocidio di cane da pesca. Poverino, cosa è successo lì? Comunque no, non ho ancora trovato il pollo. Sono passate 76 ore. Non l'ho ancora trovato. E siamo in 53. E cosa ho visto? Eh sì, è proprio lui. Il sasso. No. Un bel polletto da catturare. Allora, Andiamo qua. Sì, mi ha sgamato il pieno. Spamma il quadrato. Dai, vieni qua, pollo, madò. Quanto corri? È velocissimo, guarda come sculetta, incredibile. Nicki Minaj. Preso. O meglio, presa, credo sia una femmina. Cioè, guarda come sculettava sto pollo. Ma comunque. Ok. Lascia perdere, continuiamo. Ma perché ogni volta che prendo il pollo diventa notte? Pollo, hai qualcosa da raccontarmi? Raga, io ti spacco contro la montagna. Raga, non ho paura. Ti sparo contro la montagna, pollo. Sotto. Non si è fatto niente. È troppo forte questo pollo. Dai, no, scusa, non volevo spararti contro la montagna, pollo. Scusa. No, mi sono autobloccato. È fortissimo il pollo 200 IQ. Ma guardalo, troppo forte. Oh, troppo stupido io, ma vabbè, questo è un altro discorso. Mi porterà dai nemici, sono sicuro. Pollo, tu mi porterai alla morte. E invece, catturato contro ogni aspettativa. Dov'è la safe? Che brutta, no, raga, che brutta. Possiamo osservare i nemici che si picchiano. È morto. Ci dispiace Dani 2008, è stato un piacere. Dai, sarebbe bello da prendere questo pompa, ma il pollo me lo impedisce. Ma non mi impedisce di prendere munizioni. Tra l'altro, nel mentre che cavalco questo incredibile pollo, che detto così suona male, vi ricordo di scrivermi nei commenti altre challenge incredibili, assurde e la più carina la andiamo a fare in un prossimo video. Quindi in caso commentate con le peggio idee che vi vengono in mente, ma per il momento penso solo a salvarmi. E sento degli spari, perfetto, me ne vado a destra. Ma il pollo qua sopra può... Oh, no, è morto! No, è immortale, è troppo forte. No, pollo, scherzavo, volevo fare un test! Un test di minchia, però pur sempre un test. Oh, ma si stancherà prima o poi sto Nicki Minaj. No, pollo, ti prego. No, è la fine. Oh, 40. Oh, pollo, mi hai portato Dani, ma mica era morto Dani.
L'ha preso lui. Che sfregio. Non ci sto. Non ci... Ora attivo l'ultra istinto. Pziu. Terzo e ultimo tentativo. Ma guarda che è fallito. Terzo e ultimo tentativo. Se non ce la facciamo adesso, male. Ci riproviamo. Mettiamo pronto. Grazie. Cioè, abbiamo appena assistito a un pollicidio. Vedi, quello si è anche suicidato per la troppa pressione. Cioè, non posso continuare così però, amici. Piccolo aggiornamento. Mi sono dato due pozze, così non moriamo subito. Anche se moriremo subito. Ho trovato il pollo, quindi... Shh, zitti. Da casa, state in silenzio che sto per fare un rapimento incredibile. E direi che sta partita... Vediamo dove va la safe. Ok, direi proprio che questa partita o si chiude a Moli o si chiude qua di zona, perciò le camperate, beh, sono all'ordine del giorno. Oh, comunque zitti zitti, col pollo in testa, siamo solo in 19. Cioè, che sberle si stanno tirando in sta lobby. Un giorno prenderò in spalla anche voi, porcelli. Un giorno vi prenderò in spalla. No, mi sparano, è la fine, signor pollo, fammi scappare, ti prego. No, è la fine. Ci sono venuti a prendere. Sanno della nostra esistenza. Sanno che siamo troppo potenti per questa lobby. Quindi questo cespuglio sarà la mia salvezza. Oh, sta arrivando un tipo. Zitti, pollo, stai zitto. Surprise, motherfucker. Ma non ci credo. Ma non ci credo mai. Ma con quale logica? Ma con quale logica? No, devo piccolarlo. Pollo, pollo, mi mancherai. È la fine. Dite... No, sì, ma questo è il boss finale degli scarsi. Dodicesimi. No, ma con quale logica entra nel cespuglio? Sei un fallito. Torniamo alla lobby, sconsolati, tristi e perché no, con un pollo in meno. Fatemi sapere se questa challenge vi è piaciuta. Ovviamente vincere con un pollo è troppo casuale e per il momento impossibile. Vi ringrazio per la visione e ovviamente, come vi avevo anticipato nella intro, Fortnite è stato un onore.